La terrorista, tanto giovane e tanto bella, guardate che meraviglia, cari amici, ma guardate che meraviglia. Ditemi voi se non vi viene voglia di sposarla subito. Vedete chi è lei, vedete? Nome e cognome ed età, 20 anni, 20 anni. È solo da 2 anni che è maggiorenne, capito? È di famiglia è marocchina, però è nata e cresciuta in Italia. Guardate che meraviglia. E lei vuole andare a tagliare le teste, vedete, cari amici, vedete? Questo, vedete, è il Corriere della Sera, vedete? Corriere della Sera, non vedo l'ora di tagliare teste anch'io, guardate che meraviglia. Ripeto, ditemi voi se non vi viene voglia di portarla subito in chiesa per sposarla. Guardate che meraviglia. E che cosa è successo? Che cosa è successo? E è successo, cari amici, che questa in psicologia si chiama sublimazione. Sublimazione, cioè l'energia erotico-sessuale è stata sublimata, cioè portata in alto. E il processo di sublimazione lo conosciamo in chimica, no? È la trasformazione di una sostanza liquida in una sostanza gassosa. E in psicologia significa portare dal basso verso l'alto, cioè sublimare, passare dalla materia allo spirito. E questa bella, 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 bellissima ragazza, e tutta la sua energia erotico-sessuale l'ha spostata verso l'alto, e verso il martirio, verso il martirio, verso il martirio. E, per esempio, nell'antica Roma, insomma, nella Roma imperiale, quando si cominciò a fare la persecuzione dei cristiani, e le belle cristiane, le belle vergini cristiane. Scusatemi, se vi dico queste cose, scusatemi, mi dispiace tanto dirle queste cose. Prendevano le belle giovani cristiane che non volevano adorare la statua dell'imperatore, insomma, e le prendevano, scusatemi, perdonatemi, ma le mettevano in un bordello, capito? Non è che le mettevano sempre dentro il Colosseo, con i leoni, no. E più delle volte le mettevano nei bordelli, in modo che la sublimazione avvenisse all'incontrario, cioè che tutta l'energia erotico-sessuale scendesse giù nel corpo, ritornasse nella sua sede naturale, nel corpo. E poi la giovane, bella cristiana, non c'aveva come via di fuga, non c'aveva manco il suicidio, perché e per il cristiano è proibito suicidarsi, quindi la giovane bella cristiana doveva fare delle necessità virtù e stare dentro il bordello, poi piano piano ci si abituava. Mi dispiace dire queste cose, cari amici, mi dispiace. E così adesso questa bella, 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 bella qua troverà un compromesso perché diventerà la moglie di tanti soldati del califfato, la moglie di uno, insomma ci sarà una forma di eroismo, ma io qua vi vorrei parlare della parola sublimazione. Allora, allora, la sublimazione vuol dire andare oltre. Passare dalla materia allo spirito, sublimare, sub. Ma com'è? Voi mi dite, ma com'è? Sub vuol dire sotto però, cioè subacqueo, subacqueo, sub vuol dire sotto, no? No, 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 no. Perché il prefisso sub, la preposizione sub, sì, vuol dire sotto, vuol dire sotto, però se voi andate a vedere in un buon vocabolario della lingua latina, vi si scrive anche che sub, oltre a sotto, vuol dire anche oltre. Sub, lima, oltre il limite, oltrepassare.
Ecco, cari amici, quindi io unisco qua il piacere estetico della visione di questa bella, 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 bellissima, 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 giovanissima, giovanissima, giovanissima girl, e ad una piccola, piccola lezione di, che dire, di linguistica, di etimologia. La sublimazione, perché sub, non vuol dire soltanto sotto, ma sub vuol dire anche oltre. Dite voi, cari, se voi non la vorreste sposare subito, dite voi, guardate quanto è bella. Dio quanto è bella, ma che bella mogliettina che sarebbe. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni, che è questo qua, ok?